Brutte notizie dal laboratorio di analisi per Antonino Di Gaudio, risultato ancora positivo al Covid, domani la ripresa degli allenamenti. La Lega Pro ha divulgato il compenso elargito ai procuratori dei club nel 2021. L'Avellino ha speso quasi 200.000 euro, risultando nono su 60 società. Fatta eccezione per 10 gol di Maniero, Plescia, Di Gaudio, Canutè e Murano hanno segnato da 1-3 reti. La media da club in lotta per la salvezza. Giochi ancora tutti aperti dal secondo posto del Catanzaro al settimo del Foggia, ma l'Avellino dovrà fare di tutto per arrivare almeno terzo. Buonasera e bentrovati con una nuova edizione di Sport Channel News, che apriamo con il calcio. Come avete letto ed ascoltato dai titoli, la società dell'Avellino di Patron d'Agostino nell'anno 2021 ha sborsato oltre 190.000 euro agli agenti sportivi. Nel girone dei lupi solo Palermo e Bari hanno investito di più. Non hanno speso neanche un euro invece il Messina, il Catania, la Paganese e la Vibonese. La FIGC ha reso noto i dati ufficiali relativi ai corrispettivi comunicati a titolo di servizi resi dagli agenti sportivi per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. In Lega Pro sono diversi i club che hanno sborsato cifre folli. Il record è del Pescara, che ha versato ai procuratori oltre 700.000 euro, per la precisione 775.965,89, seguito dai 557.994,40 della Virtus Entella. Al terzo posto si piazza la Triestina con i 464.373,60 euro. L'Avellino è nella top 10, al nono posto della speciale classifica. Il club di Patron Angelo Antonio D'Agostino ha versato 190.219,20 euro. Nel girone C, più dei biancoverdi, hanno speso il Palermo con circa 423.000 euro e il Bari, che è alla soglia dei 400.000. Non hanno speso neanche un soldo, sempre nel girone dei lupi, il Catania, che è l'ultima squadra al Partenio Lombardi, proprio non è sembrata, anzi la Paganese, il Messina e la Vibonese, che invece navigano da sempre nei bassi fondi della graduatoria. Con 0 euro spesi anche la bella favola del Lecco, i Lombardi sono quinti e sono certi della qualificazione ai prossimi playoff. Che dire, quando il lavoro, è proprio il caso di dirlo, non paga. Paga invece a non poco D'Agostino. Non si può dire che nell'anno passato da poco il massimo dirigente biancoverde non abbia investito sul mercato, pur vero che molti investimenti sono stati sballati. Non sta a noi giudicare chi ha commesso diversi errori sul mercato, ma le spese sono state fatte. I circa 190.000 euro potevano e dovevano essere spesi in altra maniera, ma se mettiamo il caso del Pescara, della Virtus Entella, dove si sono spesi i fior fior di quattrini, la media investita dell'entourage biancoverde può dirsi più che soddisfacente. Intanto brutte notizie per Avellino e Gautieri, e ancora positivo Antonio Di Gaudio dopo che l'esterno palermitano ha effettuato il tampone questo pomeriggio. Il resto della squadra invece tornerà a lavorare domani dopo la pausa. Occhi puntati su Carriero, Ciancio torna dalla squalifica. Due giorni di pausa per ritrovarsi e riposare, uno stop che può aiutare dopo un lungo tour de force che ha messo alla prova la squadra biancoverde, apparsa stanca e incapace di reggere 90 minuti a Cerno. E non solo. Per Carmine Gautieri da domani si aprirà una settimana importante, la prima nella quale potrà lavorare con la massima concentrazione, senza partite infrasettimanali, dedicando al derby di lunedì sera contro la Turris le energie mentali che servono, cosa che in realtà è successa solo una volta da quando allena lui. Avellino. Ciancio rientra dalla squalifica, mentre non esiste ancora un caso Carriero, anche se dalle parole di Carmine Gautieri emerge in modo chiaro che qualcosa non va nella testa e nelle gambe del centrocampista, che deve ritrovarsi. Tempi ancora lunghi invece per Riccardo Maniero, vista la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Per ora l'attaccante si sta sottoponendo a terapie, poi spazio al lavoro in piscina, e solo tra una ventina di giorni sarà possibile realisticamente rivederlo in campo. Intanto appare chiaro, anche da una serie di analisi del sangue e da altri esami effettuati, che ad eccezione di 2-3 calciatori della rosa, tutti gli altri hanno deficienze energetiche, anomalie in alcuni valori che contribuiscono non poco al calo fisico di cui l'Avellino risente dopo la prima mezz'ora. Questi giorni dunque saranno decisivi per allenarsi e intervenire sotto questo punto di vista, ma chiaramente lo staff tecnico, insieme a quello medico, ha già pronto un programma ad hoc in vista dei playoff che partono il prossimo 1 maggio.
L'analisi dell'attacco ci consegna con chiarezza il potenziale delle prime della classe del girone C. Se il trascinatore dell'Avellino Riccardo Maniro nel Bari c'è Mirko Antenucci, che sta facendo la differenza su ondi marcature. Gestione corale delle segnature invece in casa Catanzaro, mentre il Foggia di Zeman fa registrare numeri stratosferici. Maria Stanco. L'analisi dei numeri a questo punto della stagione ci aiuta con forza a stabilire se e come le prime della classe stanno gestendo il campionato in corso. Se il Bari si avvia a grandi passi alla conquista della B dopo aver rimandato la festa in seguito al pareggio con l'Andria, è evidente che c'è un elemento in tutta la stagione che ha fatto la differenza. L'attacco e gli attaccanti nel campionato di Serie C sono sempre un valore aggiunto e lo studio delle cifre rispetto al settore avanzato consegna con precisione il potenziale delle rose. Ma andiamo nel dettaglio. Il Bari, prima della classe, quel valore aggiunto ce l'ha e porta il nome di Mirko Antenucci. Da solo il bomber pugliese ha stampato 16 reti delle 55 totali della capolista, che ha dalla sua anche 7 gol di Khedira, 4 di Simeri e ad esempio 3 di Paponi, che è annoverata come una seconda linea. Attacco prolifico anche per la seconda in classifica Catanzaro, che ad oggi ha all'attivo 47 gol. Se nessuno al momento è in doppia cifra, è pur vero che il potenziale totale è impattante. 9 reti per Vasquez, 8 per Carlini, 7 per Van de Putte, 6 per Biasci e 4 per Cianci. Insomma, una distribuzione equa delle segnature. Caso strano quello di casa nostra. Il capocannoniere resta Riccardo Maniero, al momento fermo ai box, 10 suoi gol nei 43 messi a segno totali. A supportarlo però non ci sono i colleghi del reparto avanzato. Murano ha segnato appena un gol da suo arrivo a gennaio. Plescia, che ha giocato 1136 minuti, ha messo a segno appena 2 reti, elemento importante se si considera che invece Oliver Kragl ha all'attivo 3 reti pur avendo giocato solo 591 minuti. È lui che di fatto al momento sta compensando l'assenza di uno come Sonny D'Angelo, che lo scorso anno aveva siglato ben 10 reti da centrocampista. È pur vero che arriva moltissimo supporto dal resto della squadra, ormai praticamente tutta la rosa è andata in gol. Pochissimo supporto dal punto di vista delle segnature, quello che arriva ad esempio da Mikoski e Canutè, 1 e 3 gol, anche se quest'ultimo compensa di corsa e grinta quel che non dà in realizzazioni. Discorso a parte quello del Foggia di Zeman, per vocazione e numeri miglior attacco del campionato. Stratosferiche le 62 reti a fronte di 44 incassate, imprendibile anche per il Bari che corre e si proietta a categorie superiori. Intanto l'Avellino è tra le 15 squadre già certe del piazzamento ai playoff. I lupi dovranno cercare di raggiungere almeno la terza piazza o anche la seconda del Catanzaro. Ma andiamo a vedere con Sabino Giannattasio come funzionano le regole della post-season. La corsa agli spareggi è appena iniziata. L'Avellino, reduce dall'importante vittoria contro il Picerno, già qualificato, mira a conquistare il piazzamento migliore, provando a mantenere la terza posizione e sperando ancora di agganciare la seconda, occupata adesso dal Catanzaro, che dopo il pareggio contro la Juve Stabia dista 3 lunghezze. A 4 turni dal termine nel girone C, oltre ai lupi e alle aquile, è certo di partecipare ai playoff il Monopoli, vera sorpresa del raggruppamento. Il Bari, in caso di successo domenica contro il Latina, brinderà alla cadetteria. In totale 15 squadre su 28 hanno la certezza di disputare gli spareggi. Nel girone A il duello è aperto tra il Sud Tirol di Javorcic ed il Padova di Oddo. Con loro sono certi di un posto nella post-season il Renate, il Lecco del figlio d'arte Gans e la Pro Vercelli dell'ex biancoverde Comi. Nel girone B una tra Modena e Reggiana andrà su diretta e ai playoff sono certe Cesena e Pescara, altre due piazze dal passato glorioso, e Lentella. In base a quello che è il regolamento playoff di quest'anno, domenica 1 maggio avrà inizio la fase a girone con gara secca tra le prime 18 squadre. Entreranno in gioco 6 club per girone dal 5° al 10° posto, 11° nel gruppo A, vista la finale di Coppa Italia tra Sud Tirol e Padova. 3 giorni dopo le vincenti, sempre in gara secca, sfideranno le quarte classificate nei due gironi dove non milita la vincitrice della Coppa Italia. Nel regruppamento A sarà la 5ª. Chi supera questi primi due turni accede alla fase nazionale con sfide di andata e ritorno in programma l'8 e il 12 maggio. In gara ci saranno le 6 squadre vincenti e le terze classificate.
più la formazione che ha conquistato la Coppa. Una sorta di ottavo di finale con le 5 superstiti che il 17 e il 21 maggio nei successivi quarti di finale incontreranno le seconde classificate, con semifinali e finali in programma rispettivamente il 25 e il 29 maggio ed il 5 e il 12 giugno. La rincorsa alla cadetteria dei Lupi lo scorso anno si è fermata nella semifinale di ritorno contro il Padova. È chiaro che l'auspicio è che quest'anno si arrivi fino in fondo e che si possa staccare il biglietto per la B. Intanto lunedì sera dura esame contro la Turris, squadra che ha lanciato Gautieri nel calcio dei grandi, esperienza che per uno strano scherzo del destino ha condiviso con Vivarini, attuale tecnico del Catanzaro, a cui sta contendendo il secondo posto. Attilio Tesser, ex tecnico dell'Avellino, si è reso protagonista di un grande gesto dopo il posticipo della 34esima giornata del girone B di Lega Pro nel post partita tra Modena e Ancona, Matelli che ha finita 3-0 per i canarini. Il tecnico della formazione di casa ha fermato l'intervista per chiamare i soccorsi per un malore sugli spalti occorso a un tifoso. Immediatamente l'arrivo dei dottori della squadra sanitaria in tribuna hanno soccorso il tifoso gialloblu. Come si spiega il rendimento di una squadra che va meglio in trasferta? Forse sente la pressione dei tifosi. L'aspetto tecnico, con le metodologie moderne, si recupera più facilmente. Così il tecnico Apolloni, ex Modena ed ex Parma. Gigi Apolloni, ex allenatore di Parma e Modena, fa le carte al campionato di CIL. Senti, quando fai gli spareggi è sempre da dire in terra all'otto, perché viene un'annata abbastanza impegnativa e a livello fisico molto molto pesante, e anche a livello psicologico, perché chiaramente le squadre che rincorrono poi arrivano lì, ed è chiaro che deve essere la squadra più lucida, la squadra che riuscirà meglio a gestire quelle che sono le tensioni che si creeranno, quelle che saranno anche il gestire, il distribuire bene le forze fisiche per affrontare quelle che saranno le playoff. Cioè, non lo so adesso sinceramente, però io penso probabilmente il fatto che in casa soffro di più la pressione che possano creare i tifosi nel pubblico. Penso questo, ma non avendo la certezza ti direi una cavolata, però è chiaro che una squadra che fa meglio in trasferta probabilmente di testa è più libera e più serena nell'affrontare le squadre avversarie, o che ha una predisposizione a giocare meglio fuori casa per caratteristiche, ma io penso più che altro ormai le squadre su per giù, le conoscenze ci sono dappertutto. Tecnico romano parla poi dell'Avellino di Gautieri. No, beh, se hanno scelto Gautieri perché probabilmente hanno i dati delle mie garanzie, e ripeto, l'Avellino può rientrare sicuramente in ottica playoff, perché ha, ripeto, ha le qualità proprio per affrontarle, ecco, le qualità non solo tecniche ma anche gestionali. Sull'importanza della posizione per raggiungere l'obiettivo finale è chiaro. Ma questo diventa difficile, dipende dalle situazioni che si sono create attraverso gli sforzi che vengono fatti per raggiungere appunto i playoff, e poi anche la griglia che si presenta. Io dico che quando arrivi lì devi prettamente pensare e concentrarti su quella che è la sfida con la squadra che hai di fronte, senza fare calcoli e niente, perché chiaramente, ripeto, le forze distribuite proprio per quella gara lì devono essere massimali, perché per recuperare poi c'è tempo, i calciatori hanno, con le conoscenze che ci sono a livello atletico adesso, hanno più facilità di gestire queste fatiche. E nel prossimo servizio andiamo a vedere i numeri della 34esima giornata. Manca sempre meno, il campionato di Lega Pro sta per incoronare il Bari come la regina del torneo, un Bari che negli ultimi anni ha fatto come regina prima e Ternana poi, un Bari che a distanza di 4 lunghi anni rivede la Serie B. Le statistiche però non vedranno protagonista i Galletti di Mignani. Nella rubrica dei numeri e delle curiosità la Puglia ci entra con il Monopoli e con il Foggia, Satanelli che come vedremo faranno il bis. I rossoneri di Zeman sono un rullo compressore, sono alla terza cinquina casalinga, seconda di fila dopo quella al Catania.
e se contro gli Etnei di Baldini sono stati i mattatori Merola e Curcio, anche contro il Campobasso i due hanno segnato delle 5 reti, 3 marcature. Spettacolo! Secondo dato che riguarda il Foggia è che Merola insieme a Grandolfo del Monopoli hanno siglato una doppietta. I bomber di rossoneri e biancoverdi sono stati decisivi ai fini dei successi ottenuti contro l'Upi Molisani e contro il Potenza. La Vibonese è l'unica squadra che a pochi turni dalla fine delle ostilità non ha mai vinto in trasferta. Né D'Agostino né Orlandi sono riusciti nell'impresa. I 5 punti ottenuti lontano dalla Calabria sono frutto di altrettanti pareggi. L'ultimo e sconfortante dato riguarda 3 squadre: il Latina, il Taranto e la Paganese. Pontini, Ionici e Campani sono le uniche compagini che nelle ultime 5 partite non hanno mai festeggiato la vittoria. Se i laziali però godono di una classifica discreta, per la terza e Grassadonia il fatto, come diceva Rovazzi, si fa interessante. Anzi, forse abbiamo sbagliato, per dirla bene, si fa preoccupante. E torna in pista Soccorso Cresta, tifoso irpino Doc torna con il figlio Gabriele alla Maratona di Roma alla 52esima edizione, un segnale di speranza ma soprattutto di ripartenza a tinte biancoverdi. Ci sono storie e personaggi, entrambi si legano ad un doppio filo con il territorio. L'esempio pratico, e forse spicciolo, è la storia di Soccorso Cresta e la sua amata Erpinia. Dopo l'impresa di partire da Lugano in Svizzera per raggiungere la sua Castelfranci, paesino in provincia di Avellino, che gli ha dato i natali, ecco il ritorno in campo dell'Erpino trapiantato in Svizzera. Ecco un nuovo appuntamento per Soccorso e suo figlio Gabriele. Nei giorni scorsi, all'ombra del Colosseo, a Roma, si è svolta la 52esima maratona. Un lungo serpentone colorato in cui a predominare è il verde della maglia ufficiale di oltre 3.000 persone, tra cui tanti papà, mamme, ragazzi e bambini a piedi o in passeggino e qualche cane al guinzaglio che hanno camminato e corricchiato, tutti accomunati da entusiasmo e sorrisi. Soccorso ha chiuso in 3 ore, 34 minuti e 7 secondi, sesto classificato di categoria. Grande tempo anche per Gabriele con 3 ore e 16, quest'ultimo alla sua prima maratona. Immancabile all'arrivo la sciarpa dell'Avellino per entrambi, un legame indissolubile che nemmeno la distanza riuscirà mai a cancellare. E chissà che l'esempio di Soccorso, che la scorsa estate ha attraversato Svizzera e Italia per tornare in Irpinia, non sia ad esempio per la formazione avellinese che nelle ultime uscite arranca. Un esempio di purezza, amore, ma soprattutto tenacia, che deve essere da monito per chi indossa la maglia bianco-verde. La purezza del bianco, la speranza del verde di raggiungere quanto prima il palcoscenico giusto e magari, perché no, festeggiare anche con l'amico Soccorso. Stare con i miei ragazzi speciali non ha prezzo, così Roberto Mariano, referente provinciale dell'ACLI di Avellino. Il dirigente poi lancia un appello alle famiglie con bambini o adulti affetti da disabilità. Portate i vostri figli qui da noi perché siamo una famiglia con la F maiuscola. A fare da cornice anche Emanuele, Umberto e Vincenzo, amici da una vita con la passione per le bocce. Noi il martedì e giovedì ci vediamo con loro, stanno dalle 9 a mezzogiorno, fanno un po' di intrattenimento con due piscicole che poi alle 11 fanno un'ora di bocce con me. Il gioco delle bocce li ha resi protagonisti anche in eventi nazionali, Avellino è da sempre vicina ai ragazzi speciali. Sempre, sempre, lo saremo sempre, anche perché noi teniamo molto a questi ragazzi e invito tutta la popolazione, tutti gli amici che hanno nelle loro famiglie diversamente abili, noi siamo qua, siamo disponibili a tenerli con noi, a farli passare un paio d'ore veramente in compagnia con gli altri loro, con loro. Anche perché ci sono Vincenzo, Emanuele, Francesco, ci sono tantissimi ragazzi pronti ad accogliere altri amici. Certo, abbiamo anche delle donne, c'è la Daniele Bevilacqua, una ragazza diversamente abile in gamba che adesso sta poco bene, non è potuta venire oggi. Come sono in campo? Sono battaglieri? Qual è lo spirito quando effettuano una gara?
Ho notato con grande felicità che si aiutano tra di loro, non è come noi, quando giochiamo a bocce cerchiamo di essere più forti di loro, loro si aiutano, si accompagnano e quando il loro compagno gioca bene loro sono contenti e si abbracciano. Roberto, il 24 da Tripalda, 24 di aprile c'è una grossa manifestazione. Sì, una grossa manifestazione organizzata dal delegato provinciale del CONI, il professor Giuseppe Saviani. Saremo presenti noi e faremo delle sketch con i tiri tecnici fatti da loro e sono bravi. Emanuele Nunziante, ma com'è giocare con Roberto, Umberto e Vincenzo? Perché Umberto perché è amico e bene loro. Emanuele è anche un grande tifoso dell'Avellino, anche il lupo sulla tuta, Sì, sì, Avellino è giocato bene, però ma a me è un gambo. Forse Avellino. Ciao Umberto, allora è bello stare qui, no? Sì. Chi è il più bravo? Chi è il più cattivo invece? Chi è il più dispettoso? Vincenzo. Vincenzo e Emanuele sono dispettosi, tu sei bravo? Tu sei bravo se io fai il monello. Oh, bravo. E ti piace giocare a bocce? Sì. Vincenzo, anche tu sei il campione di bocce, ragazzo simpaticissimo, però Emanuele e Umberto, vedi, scherzano, ti diverti qua. Sì, nella bocce Martino ha vinto. C'è il doppione. No, tu sei il campione di tutti, perché giocare è bello nonostante tutto, dai. Gioco bocce il pallino. Ah, ti piace il pallino, bocciare il pallino? Nel campo è la partita. Ah, la partita. Facciamo un saluto tutti insieme, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Pallino. Siamo al calcio a 5, archiviate le Final 8 di Coppa Italia, è tempo di tornare in campo per la Sandro Abate, venerdì al Del Mauro alle 21 c'è il derby contro il Real San Giuseppe. La Coppa Italia ancora dell'Italservice Pesaro, la squadra di Fulvio Collini chiude una Final 8 al limite della perfezione, un solo gol subito in 120 minuti e si aggiudica la seconda coccarda tricolore consecutiva, la 37esima della storia. La serie magica continua con questo, i titoli vinti dai marchigiani sono 6. Archiviate le Final 8 di Coppa Italia, ora la palla passa nuovamente al campionato di Serie A. Dopo la pausa è tempo di tornare in campo anche per la Sandro Abate. La formazione guidata dal tecnico Fausto Scarpitti affronterà in meno 10 giorni 3 gare. La prima è in agenda per venerdì sera al Pala del Mauro di Avellino nel derby contro il Real San Giuseppe degli ex Crema e Ercolessi. All'appuntamento interno, il primo del mese di aprile, la formazione verde-azzurra ci arriva con l'umore alto dopo la vittoria strappata contro Ciampino, ma soprattutto con tutti gli effettivi a disposizione, compreso Vasetti, che nella settimana pre-Final 8 ha fatto parte dei convocati dell'Under 19 azzurra. In rapida successione poi la sfida interna contro la capolista Padova e Polissena tra le mura amiche. Tre gare in cui la formazione avellinese vorrà consolidare la posizione nella post-season scudetto. La grafica azzurra dei social vi ricorda che Sport Channel è sempre con voi a portata di click sui social network. In regia ringraziamo Alessio Bonazio, ringrazio voi per la cortese attenzione. Il TG di Sport Channel torna domani alle ore 13.